Molto bene, cominciamo in anticipo rispetto agli orari ferroviari, noi addirittura ci portiamo avanti. Allora, adesso abbiamo un bel momento con Alessio Lenzi in primis, che ci parlerà. Alessio Lenzi, ti devo presentare, ti Vai, presento. se vuoi. È dell'Unione Ciechi di Torino, ma con Simone Dalmaso e con altri di Envy Radio, eccetera, è molto conosciuto per i suoi podcast e per ulteriori altre cose che fa. È un utilizzatore, diciamo, seriale di NVDA, perché lo utilizza appunto nel suo contesto lavorativo, come lo utilizzavo anch'io, ma NVDA, data la sua duttilità, può essere usato al lavoro, a scuola, e lo sottolineiamo perché ci sono tanti insegnanti in questo momento di sostegno nei vari corsi, anzi del corso di tiflologia che stanno frequentando, e questa è una delle loro lezioni, quindi li salutiamo e ricordo che poi il 25 ci sarò io e parlerò di tifloinformatica, quindi qualsiasi domanda non riusciate a evadere, ma noi vi lasciamo lo spazio domande in questo tempo. E poi ci sarò il 25 per una lezione specifica sulla tifloinformatica. Comunque, dicevo, nei vari contesti, scuola, lavoro e tempo libero, perché esiste anche questo. E quindi io lascio la parola ad Alessio e poi dopo ci sarà una dimostrazione di assistenza in remoto, sempre con Alessio Lenzi e Simone Zenini che si presterà ad essere assistito da Alessio con il computer in remoto. Ok, allora Alessio, a te la parola. Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, NVDA, io quello di cui vorrei parlare è NVDA un po' in versione un po' più avanzata. Quindi, cosa c'è di più avanzato che l'uso di NVDA, per esempio, in un contesto lavorativo? Ora, vi farò alcuni esempi su per cosa è utile NVDA in ufficio, ma non solo. Cioè, chiaro dice, è utile sì, se no il computer come lo usi? Sì, però non solo per quello. Cominciamo subito sul perché ho deciso di adottare NVDA a lavoro da oramai ottobre 2009, ve lo posso proprio dire con esattezza. Ottobre 2009 perché? Perché laddove sono entrato a lavorare in quel momento. Praticamente, che succede? Il centralino che io usavo era direttamente assistito, cioè era autoassistito, non aveva necessità di utilizzare un lettore di schermo per doverlo utilizzare. Quindi sulla postazione c'era soltanto il centralino che funzionava con la sua bella bara braille, con la sua, tra virgolette, bella sintesi vocale e basta. Allora io mi sono detto, è un posto dove sono appena entrato. JAWS sicuramente non me lo comprano subito e me l'hanno fatto già capire che non era, anche già i colleghi dice ci abbiamo provato ma non è aria. Quindi che ho detto? C'è NVDA, io non ho i diritti d'amministratore su quel computer, quindi io su quel computer non posso installare niente, però NVDA è portable. Allora cosa ho fatto? Ho collegato la chiavetta, sono così riuscito alla fine ad avviarlo dalla chiavetta e mi si è aperto completamente il mondo del mio PC lavorativo. Come si è aperto a me, si è aperto anche agli altri colleghi che fino da quel momento non avevano, diciamo, scusate, tolgo la voce perché altrimenti non riesco a parlare. Dicevo, e a quel punto anche loro hanno potuto usufruire di tutti quelli che sono appunto i servizi del PC, quindi la posta elettronica, la intranet, quindi potersi gestire tutto quello che sapere che noi abbiamo una sezione dove sono tutte le notizie del nostro ente, per cui sapere cosa succede, la rubrica dell'ente, gestirsi magari la parte delle presenze, insomma tutto ciò che
era tutto l'uso oltre centralino, l'abbiamo potuto tranquillamente fare. Io ho, fino al 2017, che ho avuto il PC vecchio, non l'ho installato, io l'ho usato portable, ma però come? Non sempre tenendo una chiavetta inserita, ma ho preso la cartella NVDA che avevo sulla chiavetta, l'ho copiata sul disco fisso, in un posto sul disco C, ho creato un collegamento, una scorciatoia, un tasto rapido, andando nelle proprietà del file nvda.exe, che si trova nella cartella NVDA della chiavetta, tasto di scelta rapida, e lì ho messo, mi pare, avevo messo Ctrl-Shift-N per mia comodità. Quindi che facevo? Io la mattina aprivo il PC, mettevo la password di login al buio, poi vi dirò perché, e poi lanciavo NVDA, era portable, però in realtà era comunque messo sul PC e potevo usarlo tranquillamente. Quando poi abbiamo cambiato il PC che tuttora abbiamo, purtroppo con Windows 7, e abbiamo deciso poi di installarlo. Cosa dà di vantaggio di installare NVDA? La cosa principale è che ha una funzionalità che, se abilitata, per default è abilitata, fa sì che vengono lette anche le finestre, diciamo, di sistema. Sono finestre un po' particolari, e fra queste c'è proprio la finestra di login. Ecco perché vi dicevo che mettevo la password al buio, perché con NVDA Portable quella finestra lì non si può leggere. A quel punto lui mi legge la schermata di logon, io posso mettere la password e andare avanti. Oltretutto c'è il vantaggio anche che lui ti crea già un tasto rapido per avviarlo, e in questo modo lui, con appunto la combinazione che prima diceva Simone, Ctrl-Alt-N di Napoli, Ctrl-Alt-N, noi possiamo in questo modo avviare NVDA. E c'è anche un'altra cosa, un'impostazione che non è presente se usiamo NVDA in versione portable, che è quella che dice avvia NVDA dopo il login o qualcosa del genere. E fatto ciò, che succede? Che una volta messa la password si avvia anche NVDA, e quindi si può anche condividere, in questo caso il PC con più persone, anche vedenti. Loro sì, si sentono la NVDA che parla nella finestra di login, ma una volta superata quella, se non attiviamo la funzione dell'avviare NVDA, NVDA non si avvia, e quindi il vedente può lavorare in maniera tranquilla. Un altro vantaggio che invece ha la funzione portable è quello di poterlo appunto portare, che mi succede a volte, mi è successo davvero, di dover aiutare un collega vedente nel fare una cosa, non riuscivo a farmi capire, allora che ho fatto? Ho preso la chiavetta, sono andato sulla sua postazione, l'ho lanciato a NVDA e gliel'ho fatto io. Quindi è un'altra possibilità che c'è. Tra l'altro qualcuno mi potrebbe obiettare, ma per questo volendo c'è anche l'assistente vocale di Windows, che è anche che quello che si avvia con Ctrl, tasto Windows più invio, e sì, ma non abbiamo Windows 10, lì abbiamo Windows 7. NVDA, come diceva Simone, su Windows 7 funziona con un po' di limitazioni, però funziona, funzionicchia ancora bene. E quindi in questo modo si riesce ad utilizzare NVDA, diciamo, nella sua interezza. Allora, a questo punto io condividerei un attimo lo schermo, perché dovrei farvi vedere, vi voglio far vedere un po' di cose di cui ho parlato, voglio andare un po' più sul pratico, perché se no parlare soltanto magari può annoiare. Quindi vi pregherei cortesemente di non chattare, perché si sente anche la chat vostra, perché io dovrò far sentire la mia sintesi vocale. Per cui cerchiamo un attimo di limitarsi un secondo, tanto poi avrete tempo di fare tutte le domande del caso. Allora, proviamo un attimo a condividere lo schermo. Esco, madre, riunione. Ok,
Si sente? Ecco, Thunderbird. Allora, io sono sul mio desktop. Allora, vi faccio vedere brevemente il menu di NVDA, che, come ha detto Simone, si avvia premendo i tasti Insert più N o Caps Lock più N, a seconda di quello che, di come è stato impostato il tasto. Allora, NVDA menu. A questo punto vi faccio vedere l'impostazione di cui vi dicevo prima. Preferenze sotto menu. Vai in preferenze. In impostazioni. Si va in impostazioni. Impostazioni NVDA. Generale, configurazione normale, Silvia Cavallero. Allora, configurazione NVDA. Generale, pagina proprietà. Lingua di NVDA. Salva la configurazione all'uscita di Elena Vasileva. Mostra opzioni. Salva la Elena Vasileva e. Un attimo, Salva la configurazione all'uscita di NVDA. Questo è importante secondo me attivarlo, perché se no ogni volta dovete salvare la configurazione ogni volta a mano. Mostra opzioni di uscita Elena Vasileva alla. Mostra opzioni di uscita quando si chiude NVDA Elena Vasileva e. Riproduci un suono all'avvio o all'uscita di NVDA casella di controllo. Questo è importante di tenerla attiva, così si sente il suono di quando si avvia e di quando si chiude NVDA. Livello di login casella combinata. Avvia Importante. NVDA dopo aver effettuato l'accesso casella di controllo attivato. Questo è quello di cui vi parlavo prima, cioè avviare NVDA dopo aver fatto l'accesso. Se voi abilitate questa impostazione, NVDA si avvia subito dopo aver messo la password. O se, come spesso capita, non avete messo, perché molti a casa lo fanno, quella di non volere la password dall'avvio, sbagliatissimo, però lo fanno. A questo punto si avvia subito. Se voi abilitate questa funzione, si avvia subito. NVDA. Utilizza NVDA durante l'accesso, richiede privilegi di amministratore, casella di controllo attivato. Anche questa va attivata, altrimenti non viene letta la schermata di accesso, la schermata dove si deve mettere la password. E questo in ambiente lavorativo è fondamentale. Utilizza le impostazioni di configurazione salvate nella finestra di accesso a Windows e nelle schermate di sicurezza, richiede privilegi di amministratore, pulsante. Allora, questa è un'impostazione che farebbe sì che tutte le impostazioni che io ho di NVDA che ho fatto vadano anche nella schermata di accesso. Allora, io tendo a sconsigliarla questa cosa. Perché? Perché durante la schermata di accesso, alla fine avremo delle configurazioni oppure delle impostazioni che potrebbero appesantire l'avvio. E in più è molto utile perché lui nella schermata di avvio, se non si danno le configurazioni, usa la sintesi di sistema. Quindi in questo modo si riesce anche a capire se siamo nella schermata d'avvio, comunque se abbiamo una schermata di sistema, oppure stiamo usando la nostra configurazione, la nostra impostazione. Io questa preferisco non abilitarla, questa cosa. Poi chiaramente tutte a vostra discrezione. E comunque sono tutte impostazioni, sia la precedente che questa, che per essere abilitate occorre avere diritti di amministratore. Quindi in ufficio non sempre ciò è possibile. Controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti di NVDA casella di controllo attiva. Cristiana Montillo. Anche questo è importante, di tenere sempre Cristiana attiva questa finestra per fare sì che NVDA sia sempre aggiornato. Infatti, vi verrà richiesto se c'è una nuova versione, vi verrà chiesto di aggiornarlo. Voi gli potete dire di sì. A patto che non sia una versione impattante su alcuni componenti aggiuntivi, ma di questo ne parliamo dopo eventualmente. Notifica aggiornamenti in sospeso all'avvio. E questo serve per farsi notificare gli aggiornamenti in sospeso. Attenti al progetto NVDA di raccogliere statistiche sull'utilizzo dello screen reader casella di controllo non attivato. Questo dipende da voi, è a vostra scelta, potete decidere o meno di far sì che NVDA possa raccogliere informazioni per il suo miglioramento. Ok, Qui, ok, io non. pulsante. Allora, Tabella pulsante. qui ci sono Applica pulsante. Categorie elenco generale. impostazioni. Questa era la generale, che è una delle più importanti. Poi, per esempio, è molto importante. Modifica del profilo demo. Voce. Allora, voce che si può
si possono cambiare qui tutte le impostazioni di voce. E un'altra sezione importante, non ve le faccio vedere tutte perché sennò ci stiamo fino a domattina, però quelle importanti, appunto, le sezioni, faccio capire quelle che sono le sezioni importanti. Voce, qui possiamo decidere quale voce mettere, poi a seconda della voce che mettiamo ci possono essere più o meno impostazioni, ma le cose importanti che ci sono qui sono il volume della voce, la velocità della voce e il tipo di voce, se il sintetizzatore scelto prevede più voci. Braille. Qui abbiamo tutte le impostazioni che riguardano il Braille. Visione. Questa ve l'ha fatta vedere prima Simone, è l'impostazione per la visione. Schiera. Ecco, qua è importante, soprattutto per se ci sono degli insegnanti o comunque delle persone vedenti che ci ascoltano. Qui ci sono tutta una serie di impostazioni, ve le faccio vedere alcune. Schiera, pagina, proprietà. Layout della tastiera, casella combinata, laptop non espanso. Allora, questo è la mappa, che si possono avere più mappe di tastiera, più tipologie di tastiera. Io, avendo un comportabile, ho impostato il layout di tastiera laptop, cioè da portatile. Cosa vuol dire questo? Che siccome sui portatili, diciamo, di un certo tipo, magari quelli più piccoli, manca il tastierino numerico, e siccome ci sono alcune comandi di NVDA che si possono fare mediante l'interazione proprio con il tastierino numerico, alcuni comandi vengono rimappati per fare in modo che tutti quei comandi che si fanno con il tastierino numerico si possano fare anche se il tastierino numerico non è presente. Per inciso, per me è più pratica e io uso anche sul fisso la tastiera laptop, perché ci sono dei comandi che secondo me sono migliori. Di default la tastiera, combinazione tastiera laptop, come tasto per dare comandi ad NVDA utilizza il caps lock, quindi il tasto blocca maiuscole. Dice, ma come si fa allora se c'è il tasto blocca maiuscole impegnato a bloccare le maiuscole? Semplicissimo, basta premerlo rapidamente due volte così. Blocca maiuscole attivato. Oppure lo ripremo due volte, velocemente. Blocca maiuscole disattivato. In questo modo diciamo che torna a potersi utilizzare come prima. Insomma. Le differenze di comandi fra tastiera laptop e tastiera desktop sono tutte riportate nel manuale che in questo caso vi consiglio di leggere. Caricamento della lavagna, avviso. No, come mai? Vabbè. Seleziona i tasti funzione NVDA elenco. Blocca maiuscole casella. Si può decidere quale tasto funzione di NVDA utilizzare. Insert del tastierino numerico casella di controllo attivato. Li possiamo comunque attivare. Blocca maiuscole casella di controllo attivato. Maiuscole. Insert del tastierino insert casella di controllo attivato. E io li ho attivati tutti per non sapere leggere né scrivere. Tanto anche se non ci sono non vengono comunque considerati. Leggi i caratteri digitati casella di controllo non attivato. Ecco, qui queste sono funzioni importantissime, soprattutto per i principianti. Se uno attiva questa casella di spunta, vengono letti i caratteri man mano che si premono. Si può abilitare e disabilitare. Per i principianti consiglio di abilitarla. Leggi le parole digitate casella di controllo attivato. Io tengo questa, cioè cosa vuol dire? Che quando scrivo, se io premo la barra spaziatrice o un tasto di punteggiatura, mi viene letta la parola che ho attualmente scritto. E questo secondo me è una funzione, può essere basilare. I caratteri digitati interrompono la voce casella di controllo attivato. Fatti vedere quella funzione che... Il tasto invio interrompe la voce casella di controllo attivato. Che, di cui si parlava prima. Allora, con questa impostazione qua, se si preme invio e NVDA sta parlando, viene interrotto quello che sta dicendo NVDA. Consenti navigazione rapida in modalità dire tu. No. Emetti un mail alla scrittura di lettere. No, poi sono... Leggi i tasti di comando casella di controllo non attivato. Ecco, leggi i tasti di comando è quello che appunto dicevamo prima, che attivandolo legge... Invio, freccia giù, freccia su, cioè dice tutti i tasti che si stanno premendo. Ricevi i tasti da altre applicazioni. Ok, pulsante. Direi che... Annulla pulsante. Applica pulsante.
Categorie elenco. Sono un'altra sezione che è bene vedere, o almeno dovete considerare, Mouse. è questo. No, servirebbe comunque per farsi leggere ciò che il mouse dice, ma Cursore di controllo. Composizione in missione. sono. Presentazione oggetti. Modalità navigazione. Presentazione oggetti. È importante perché qui si può far dire a NVDA quello che deve dire e quello che non deve dire. Tipo se ci sono errori ortografici, dire se c'è una tabella, dire se la dimensione del carattere, dire tutto un sacco di cose che si può decidere di far dire o di non far dire. Quindi questa anche per gli insegnanti può essere un'impostazione, una caratteristica molto, molto interessante. Allora, le ultime due cose che vorrei farvi vedere Desktop elenco. prima di passare all'argomento successivo che dice Walter. Sì. Allora, vi faccio vedere brevemente il menu di NVDA perché ha altre funzionalità interessanti, anche NVDA menu. avanzate. Preferenze sottomenu. Preferenze, Impostazioni. oltre alle impostazioni, c'è una cosa importante. Dizionari sottomenu. Ma questa è la gestione dei dizionari che a tanti interessa e serve per far sì che la sintesi pronunci alcune cose sbagliate, le pronunci giuste. Pronuncia punteggiatura barra simboli. Gesti Questo è per regolare la punteggiatura. Questo e tasti di emissione. è importante, gesti e tasti di immissione, soprattutto per gli insegnanti o comunque chi si trova male. Mettiamo il caso che abbiamo a che fare con una persona che magari potrebbe avere problemi motori. E certe combinazioni di tasti non gli vanno bene, oppure semplicemente vorrebbe aggiungerne di altre o cambiarle. Ecco, da questa sezione, gesti e tasti di missione, si ha tutto un elenco di, ve lo faccio vedere, giusto per Gesti di missione dialogo. Visualizzazione. elenco di cose. Columns Review. Configurazione non espanso. Cursore di sistema non espanso. Ogni cosa Elenco System Tray non espanso. può decidere. Emulazione comandi di sistema non espanso. Enhanced Object Focus di sistema non formattazione documento non Per espanso. esempio, qui in ogni sezione di queste ci sono tutte le combinazioni possibili. Espanso. 31 elementi. Attiva o disattiva la lettura degli articoli. Attiva o disattiva la lettura degli attributi dei caratteri. Ecco, per esempio, se io volessi fare in modo che di tanto in tanto possa avere la lettura degli attributi dei caratteri, come vedete, non c'è un tasto collegato, si deve fare da menu. Ma se è una funzione che io uso spesso, io da qui posso aggiungere una combinazione di tasti che non c'è. Scusate, e a questo punto me la rende attivabile e disattivabile al volo. Perché ci sono tante impostazioni e funzionalità di NVDA che non hanno un tasto rapido collegato. Però da qui, per tutte le impostazioni previste, si possono inserire. Questa è una cosa. Top elenco, Thunderbird, Un'altra cosa utile NVDA, NVDA. preferenze sottomenu, strumenti sottomenu, code Questo la vediamo dopo, che ci servirà. Ecco, fattori sottomenu, aiuto sottomenu. aiuto. Qui è importante. Qui, soprattutto per chi non conosce NVDA, eccolo Manuale utente. qua. Qui c'è il manuale utente. Qui vi viene aperto il vostro browser di default, nel mio caso Chrome, può essere qualunque altro browser, con tutto il manuale in HTML, tutto tradotto da Simone. Siccome io mi sono trovato a volte a dover fare questa cosa di tradurre dei manuali, eccetera, facciamo molta fatica a farlo. Per favore, visto che lo facciamo, usatelo. Perché il 90% delle cose che volete sapere qui c'è. Quindi, ed è anche capitolo, non importa leggerlo tutto, è molto a compartimenti stagni. Quindi, se vi interessa sapere una cosa, qui la trovate sicuramente. Come c'è anche Elenco comandi. elenco comandi. Anche questo è importante. Questo da qui viene estrapolata la parte del manuale dove ci sono i comandi e sono ben suddivisi perché abbiamo le varie tabelle dove trovate il comando, i tasti da premere per la tastiera laptop, anzi desktop, e i tasti e il corrispondente tasto da premere nella tastiera laptop. Quindi qui abbiamo tutto l'elenco dei comandi utili di NVDA. E anche questo è fondamentale. Se posso Gian Mario lo porto messo in sala da è per Gian Mario lo porto.
Il manuale è talmente importante per noi Mario. perché beh, per noi è normale, però per gli insegnanti è doveroso dire che noi non usiamo il mouse e quindi tutti i click del mouse, i gesti che si usano con il mouse, noi li simuliamo, li emuliamo i tasti rapidi. Noi dobbiamo avere una parte del nostro cervello impegnata a conoscere le combinazioni. E siccome molte volte si possono anche dimenticare, il manuale diventa fondamentale. Soprattutto questa parte, perché Soprattutto questa è parte. molto a reference, cioè molto di riferimento, per cui si può tranquillamente leggere anche solo questa cosa qua. Poi l'unica cosa che ancora qui c'è da vedere. Novità. Sito web di NVIDIA. Novità. Le novità. Sito web di NVIDIA. Licenza. Collaboratori. Finestra di benvenuto. Controllo presenza aggiornamento. Questo è importante, se non si ha il controllo automatico degli aggiornamenti, ogni tanto andare qua a vedere se si può per poter fare l'aggiornamento degli NVIDIA. Ultima cosa di cui vi voglio parlare Aiuto sotto menu. Configurazione profili. è questa. Profili di configurazione di app. Configurazione profili, a cosa serve? Allora, questa è una cosa che serve specialmente, è un po' fine, perché ci permette di creare dei profili nei quali possiamo dare delle impostazioni specifiche per i profili. Per esempio, si potrebbe fare un profilo di lettura con il quale si abilita una certa sintesi vocale, non questa, per esempio. Oppure possiamo fare un profilo per cui si attiva una lingua straniera. Possiamo fare un profilo dove abilito tutta una certa set di comandi che altrimenti non avrei attiva. E si può anche attivare, come diceva Flavio prima, un profilo per cui tu adete, questi profili si possono attivare in due modi, diciamo così. O manualmente, sia da questa finestra, sia assegnando un tasto rapido dalla finestra che vi ho fatto vedere prima, gesti e tasti di missione, sia a seconda dell'applicazione ove ci troviamo. Quindi cosa si fa? Facciamo un esempio. Allora. Attiva manualmente pulsante elenco. Biblos configurazione normale. Nuovo pulsante. Eventi. Pulsante. Allora, io faccio Nuovo pulsante. nuovo. Nuovo profilo dialogo. Nome profilo. Editazione vuoto. Io lo chiamiamo prova, va fantasia al potere, va bene Sì, così. sì. Ecco, Utilizzare questo profilo per gruppo. Attivazione manuale pulsante radio attivato. qui possiamo decidere se usarlo a mano, quindi attivarlo quando lo dico io, oppure Applicazione corrente Explorer pulsante radio attivato. per l'applicazione dove sono attualmente, che è Explorer, che sarebbe il sistema, però se fossi dentro Zoom e abilitassi questa impostazione, mi direbbe l'applicazione attuale che è Zoom. Quindi quando attivo Zoom, questo profilo si attiva. Oppure Dire tutto pulsante radio attivato. durante dire tutto, cioè in fase di lettura. Questa è una terza possibilità che io non uso mai, ma c'è. Attivazione manuale pulsante radio attivato. Attivazione manuale. Facciamo attivazione manuale. Ok, pulsante. Quindi, ok. Premo attivazione manuale dialogo per modificare questo profilo. È necessario attivarlo manualmente. Una volta terminata la modifica, bisogna disattivarlo manualmente per riprendere il normale utilizzo. Si desidera attivarlo manualmente ora? Sì, pulsante. Sì, facciamo di sì. Premo nuovo desktop elenco. Thunderbird. Ecco, come sentite, è più veloce, ha preso l'impostazione normale, l'impostazione normale del computer. Io cosa faccio adesso? Vado nelle impostazioni di NVDA. Preferenze sotto menu. Impostazioni. Impostazioni NVIDIA. Generale. Configurazione normale. Modifica del profilo prova. Voce. Ecco, come mi disposto? Lui mi dice modifica del profilo prova. Cosa faccio io? Adesso vado nelle voci. Voce pagina proprietà. Sintetizzatore gruppo. Editazione sola lettura multilinea code cambia. Pulsante. Cambio il Seleziona sintetizzatore. un sintetizzatore dialogo. Faccio Sintetizzatore elenco. Es Microsoft Stack API version 5. Voci Windows on Core. mettiamo le voci di Windows. Sì. Seleziona un sintetizzatore, sintetizzatore casella combinata voci Windows on Core in periferica, modalità attenuazione out, ok, pulsante. Impostazioni NVDA, voce, prova dialogo.
Allora, io Editazione su categorie, applica pulsante, annulla pulsante, ok pulsante. Desktop elenco, Thunderbird. Allora, io ho in questo momento attivato il profilo prova con questa voce qua. NVDA. Se io gli avessi assegnato una combinazione di tasti, con questa combinazione di tasti, ora adesso lo potrei attivare e disattivare. Altrimenti vado nell'impostazione dei profili. NVDA menu, esci. Fai una donazione, salva config, ripristina la, torna alla configurazione profili. Profili di configurazione dialogo, elenco. Prova, in fase di modifica, manuale. Vuol dire che in questo momento è attivo il profilo prova ed è in fase di modifica. Quindi ho tutte le impostazioni che io adesso faccio, le faccio per prova. Demo. Vim. Facciamo. Configurazione normale. Attiviamo la configurazione. Pulsante. Eventi. Disabilita temporaneamente tu. Chiudi pulsante. Disabiliti eventi. Nuovo pulsante. Elenco. Biblos. Demo. Prova. Disattiva manualmente pulsante. Profilo. Desktop elenco. NVDA. Voilà, siamo sulla configurazione normale. Perfetto. Siamo sulla configurazione normale. Io qui ho tutte le impostazioni che avevo in precedenza. Io direi che, come dire, giusto per farvi l'esempio che faceva prima Flavio, io nel mio centralino ho fatto in modo che quando è attiva la configurazione del centralino, NVDA si zittisca, perché gli ho detto quando sei sul software del centralino, tu la voce la disattivi. A quel punto NVDA si zittisce. Quando torno al desktop, la voce si riattiva. Io penso, insomma, di aver detto un po' tutto quello che cose da dire ce ne sarebbero tantissime altre, però intanto mi fermo e se ci sono domande da parte di qualche amico in linea, noi ben volentieri le possiamo esaudire e dopo continuerò con l'altra parte che riguarderà me con Simone Zenini per la parte di accesso remoto. Una cosina che potremmo aggiungere è l'aiuto con il tasto insert più 1, che è quella dell'aiuto tastiera. Ah, bravo, guarda, così facciamo lavoro. Sì. Aiuto in missione attivato. Aiuto in missione attivato. Cosa succede? Che io qualunque tasto io premo, Luca K Y legge o quello anche i che comandi, ad esempio, di è. NVDA, Esempio, se se non ce io li ricordiamo. faccio a che cacchio serve questo? Insert. NVDA più L. Legge la riga dove è situato il cursore. Se premuto due volte la legge carattere per carattere. Una terza pressione provocherà lo spelling con le descrizioni per esteso dei caratteri. Meglio di Ora, così. scusate la velocità, adesso la riabbasso, però. NVDA più L. Legge la riga NVDA più 1. Aiuto in missione disattivato. Perché vado su NVDA menu. Preferenze sottomenu. Impostazioni. oro Impostazioni NVDA. Generale voce. Braille. Voce. Voce pagina propria cambia. Pulsante voce. Casella velocità R. Cursore d'avanzamento 60. 53. 52. Voice synthetic edit applica nulla pulsante. Ok pulsante. Premu. Desktop elenco. NVDA. È un po' più umana adesso. Perfetto. Sì, per noi è normale la velocità che usiamo, però capisco che i vedenti, le persone che insegnano, eccetera, si sconvolgono quando la sentono, però noi siamo abituati. Allora, se ci sono delle domande. Intanto interrompo la. Ecco, Comandi riunione con condivisione schermo. Comandi riunione con. dopo la riattiviamo. Sì. Allora, ci sono delle segnalazioni. Daniela Floridus scrive questo. Un utente mi chiede di segnalare i seguenti problemi. Problemi di focus con NVDA Windows 10. Seika Touch Me 5. Eloquence su NVDA e eSpeak su Zendu Screen Reader. Sono più punti, quindi io vi leggo tutti i Sì. punti. Poi dice Kindle per PC. Se cerco di aprire un libro nella mia libreria, NVDA focalizza quello sopra o quello sotto? Zendu si comporta correttamente. Thunderbird dice invece, se cerco di spostare o copiare un messaggio in un'altra cartella, Alt più F, quattro frecce a sinistra, cinque frecce su, fino a sposta in.
NVDA, stessa cosa, ma mi ritrovo su crea filtro sul messaggio. Devo fare su e giù con le frecce un po' di volte per rifocalizzare la voce che mi interessa. Lo stesso succede con molte altre situazioni, specie in Thunderbird, ma non solo. Questo era Mi viene da rispondere, scusa Walter, mi sì. verrebbe da capire quale versione di NVDA, perché non mi è mai capitata una cosa del genere con NVDA, a meno che non, siccome Thunderbird è un software che viene aggiornato spesso, magari possono esserci problemi con ultime versioni di Thunderbird rispetto a non aver, scusate, aggiornato NVDA sempre correttamente. C'è anche da capire se la finestra è massimizzata, perché alle volte anche quello può essere una Sì. discriminante. Ti viene in mente qualcos'altro? Va. Mi viene in mente che molto spesso era una cosa di cui volevo parlare nel mio intervento, ma lo anticipo qui. Molto spesso non si aggiorna NVDA perché succede una cosa strana che in altri programmi non succede di solito. Quando aggiorniamo o aggiornavamo NVDA, gli add-ons non ci seguivano, nel senso che fino a quando i singoli creatori degli add-ons non ci mettevano le mani per riaggiornarli, li perdevamo e rimanevano incompatibili. E quindi molto spesso le persone, pur di non rinunciare a Eloquence, perché tutti quanti siamo affezionati a Eloquence, che è una sintesi vocale, e molto spesso non si aggiorna, e allora non aggiornando poi tanti programmini non funzionano come dovrebbero. Invece ora poi vi farò vedere che c'è una modalità per aggiornarci anche con gli add-ons. E c'è anche un'altra domanda. Allora, Stefano Mercurio chiede, saluta tutti intanto. Ciao, ciao. Ciao Stefano. E la domanda è questa: vista l'utilità sociale dello screen reader in questione, NVDA è strutturato per poter scaricare le donazioni in fase di dichiarazione dei redditi? Se no, è pensabile strutturare NVDA in modo da poterlo fare? Grazie e buon lavoro. Lì è una questione di sito, quindi se il sito per la dichiarazione dei redditi ha tutti i crismi di accessibilità e noi conosciamo bene NVDA e tutte le modalità di navigazione, navigazione in linea, navigazione ad oggetti e quant'altro, secondo me si può fare, so che qualcuno già fa la dichiarazione dei redditi online da solo. No, lui intendeva forse dire se si può detrarre la donazione che si fa. Ah, ma le Almeno donazioni si possono tutte detrarre bisogna in vedere linea di se, massima. Ora qui non c'è Simone perché altrimenti ci avrebbe potuto rispondere lui. Bisogna capire se, e mi pare di sì, se c'è una partita IVA, se c'è una, se è un'associazione, se è comunque un soggetto fiscalmente riconosciuto. Però una bella domanda E e la possiamo approfondire. la approfondiamo e ne riparliamo. Sicuramente se fai la donazione quando ti viene chiesto dopo l'installazione, lì vai in Australia e allora lì c'è un discorso di IVA internazionale che lì Sì. non saprei, lì ci vorrebbe un commercialista per dirlo. Sì. Probabilmente sì, però dobbiamo, qui è tutto un discorso di commercialista da fare, anche perché oltretutto le donazioni le puoi fare una tantum o anche ricorrenti, c'è cioè anche chi le fa una volta, tipo tu toglimi 2 euro al mese, vabbè, quelle le fanno in dollari australiani, toglimi Sì. 3 dollari al mese, 4 dollari al mese, puoi fare la donazione fissa. Quindi lì è da capire, è un discorso fiscale che bisogna capire come intervenire. Bene. Ok, poi vi dico brevemente, Luciano Domenicali chiedeva una domanda più tecnica, se sarà possibile avere la registrazione di questa mattinata, non so se lo sapete. Si sta registrando e adesso vedremo se tagliare i singoli interventi perché proporre una registrazione di 4 ore è un pochino difficile, però comunque stiamo registrando. Perfetto. Poi Alessandra Rossi chiedeva qualche precisazione sull'uso dei cursori, per favore, perché non ho capito molto bene. Allora, cursori,
c'è da dire questo. NVDA prevede, intanto, io parlo delle due cose che uso di più io, sì, che sono navigazione focus di sistema, cioè cosa significa? Che io utilizzo i comandi da tastiera del sistema e con questi navigo, quindi uso i comandi di sistema più i comandi di NVDA per farsi dire la riga attuale, far leggere tutto quello che sono i comandi di NVDA. Esiste poi una cosa in più che io utilizzo tantissimo, che è la navigazione ad oggetti. Cosa significa? Noi abbiamo magari dei casi in cui una finestra non viene letta, cioè tu con i comandi di sistema questa finestra non la puoi leggere. In JAWS si utilizzava il cursore JAWS, perché in quel caso tu andavi poi a muovere il cursore JAWS, che di fatto era il cursore del mouse, e tu andavi a leggerti la finestra. In questo caso, diciamo che non c'è un cursore del genere. E allora in questo caso si usa la modalità di navigazione ad oggetti. Non la volevo fare, però la faccio in maniera breve. Allora, vediamo un attimo di... Allora. Diciamo che peraltro con JAWS adesso questa cosa non c'è più, purtroppo, quindi esplorazione JAWS non ce l'abbiamo più. Comandi riunione. Ok, molto brevemente. Finestra basilare. Allora facciamo che... Finestra, cerca finestra. Apriamo. Blocco, comandi riunione. Perché non mi apre il blocco? Testo, no? Per NVDA. Testo per elenco. Il salotto. Start finestra. Cerca finestra. Casella di ricerca. Tutte le app. Pulsante mostra tutte le app. Tutte le app elenco. Cartella accessibile. B-gruppo. Cartella blocco note. Testo per elenco. Blocco note. Editor di testo documento vuoto. Una prova così, scrivo Pippo. Ovviamente lui, faccio Alt F4. Blocco note dialogo, blocco note salvare le modifiche a Pippo.txt. Salva pulsante. Ora, io non la posso rileggere. Non salvare pulsante, annulla pulsante, salva pulsante. Se io non sono stato attento, quello che mi ha detto la finestra non lo posso leggere. No. Allora cosa faccio io? Uso il navigatore ad oggetti, che con la tastiera del desktop, del laptop, si fa tasto Shift più NVDA più le frecce destra o sinistra. Salvare le modifiche a Pippo.txt. Blocco note. Salvare le modifiche a Pippo.txt. Adesso sto andando a NVDA Shift freccia sinistra. Blocco note. Poi vado a destra. Salvare le modifiche a Pippo.txt. Poi vado ancora a destra. Salva pulsante. Non salvare pulsante. Annulla pulsante. Ultimo. Qui mi sto proprio navigando la finestra. Se io volessi attivare... Non salvare pulsante. Salvare, basta fare tasto NVDA più invio. Invoche. Desktop elenco. Oh. Il salotto. E ci siamo salvati da questa difficoltà. Ora, questa è una cosa facile, perché ci sono situazioni anche un po' più complesse di oggetti nidificati in se stessi, ma è un po' più complicato da spiegare ora così in due minuti. Però tanti non usano NVDA e preferiscono JAWS per questo. Bene, per prima di dire, secondo me, è meglio uno screen reader anziché un altro, dobbiamo conoscerlo. E io vi posso dire che JAWS, come ha detto prima Flavio, è molto utile per il discorso script, discorso di uso pesante, magari del pacchetto Office, ecco. Ma per il resto NVDA si usa tranquillamente. Poi, facciamo ancora un paio di domande, poi facciamo l'intervento dopo, perché poi Simone deve... Sì, ma vi dico, sono terminato, giusto una domanda di curiosità fatta, sì, da Piera, che salutava, cioè, buongiorno. Da vedente mi incuriosisce, perché usate voi non vedenti una velocità superiore nel sistema? Chiedevo così. Vai, guarda. Beh, non è superiore, qui... Ciascuno si gestisce la sintesi vocale come preferisce. Noi facciamo così anche nei telefonini, con gli iPhone, con gli Android, con tutto, perché per noi la sintesi vocale
c'è un'abitudine, diciamo, all'ascolto superiore dovuta alla necessità che abbiamo di ascoltare e di conseguenza non ci confondono le sintesi vocali veloci. Tra l'altro, addirittura noi a volte preferiamo, appunto, come dicevamo prima, eloquence e meno di qualità rispetto alle nuove sintesi, alle vocalizer, eccetera, eccetera, ma perché sono più snelle, perché riusciamo ad avere una risposta immediata del nostro computer, quindi per lavoro, dovendo usarle per lavoro, noi ci siamo abituati in questo modo. Tra l'altro, se posso intervenire un attimo per dire un'altra curiosità. Era più rara a tutti. È un po' quello che succede, a parte, anche una funzione l'ha messa anche sui messaggi vocali WhatsApp, aumentare la velocità, però in realtà ha più senso fare un parallelismo anche con chi guarda i video su YouTube, magari non tanto video più divulgativi. Spesso ho notato che aumenta anche la velocità, sia anche vedenti, aumenta la velocità di riproduzione, per un po' si apprendono comunque le informazioni, ma senza per forza dover stare ai tempi dell'oratore. Quindi si velocizza un attimino tutto, il video dura meno e comunque si capisce lo stesso tutto, anzi si ottimizza. E la stessa cosa un po' succede con le nostre sintesi vocali, che le aumentiamo sempre la velocità per rendere un po' tutto un po' più pratico. Tutto qui. Ma io credo che se un vedente si mettesse a utilizzare la sintesi vocale, dopo un po' l'aumenterebbe anche lui, Anche perché secondo fa me. parte proprio dell'abitudine del nostro orecchio, diciamo che è così. Bene, poi Simone, prego. messaggio di servizio, non so se Simone è già di là. Ecco, No. fai quel che devi. Grazie, scusate, ma. Perché questo è il ruolo che